mancato solo il gol, magari è mancato un po' di gioco tra le linee, troppo calcio orizzontale, è mancata forse la cattiveria, la determinazione giusta. È mancato che l'intensità nella fase iniziale della partita. La partita era un po' più aperta nella fase iniziale, comparandola con quella che è stata invece nel secondo tempo, dove gli spazi erano molto chiusi e abbiamo peccato di efficacia, di intensità, perché gli spazi, c'erano molti più spazi tra le linee nel primo tempo che non nella seconda parte. E credo che è stato soprattutto lì il problema. Giocato con un po' di lentezza, eravamo poco reattivi nella transizione, nel recupero della palla, abbiamo dato possibilità al Chievo di arrivare spesso nell'area avversaria e credo che il problema è stato lì. Dopo la seconda parte è stata una partita diversa, dove abbiamo giocato con molta più energia, ma andava sfruttata questa energia soprattutto nella fase iniziale, perché è lì dove diciamo siamo mancati oggi. Nessun'altra domanda? Troise a IM Naples o Corriere della Sera? Mister, ha giocato oggi riguardo alla formazione con delle scelte inedite, un'As prima volta nel ruolo di esterno sinistro e Zielinski e Diawara insieme a centrocampo. Visto anche le sostituzioni fatte nella ripresa, che giudizio dà la prova Ma Diawara è stato dell'esterno? sostituito solo ed esclusivamente per evitare problemi col cartellino, perché la partita Diawara l'ha fatta e poi la sostituzione di Onage è stata legata soprattutto al fatto di mettere, considerati che gli spazi si erano un po' chiusi, che si andava molto per i cross, di mettere un giocatore, diciamo, prestante davanti come Milik. Non è, diciamo che, non credo che è stato un problema di prestazione individuale, è stato un problema di prestazione collettiva, come ho detto, legato soprattutto alla parte iniziale, dove l'intensità doveva essere differente. Tante partite le abbiamo, diciamo, indirizzate nella fase iniziale. Mister, nelle ultime gare casalinghe Si può un attimo contro presentare? sì, Mauro Cucco, il mio Napoli.it. Nelle ultime gare casalinghe contro la Roma, 17 calci d'angolo, contro l'Empoli, paradossalmente nessuno, fa 5 gol. Stasera 19 calci d'angolo. C'è un problema sotto questo aspetto? Beh, certamente si può essere più efficaci, ma non è che possiamo allungare i giocatori. Se abbiamo una squadra con determinate caratteristiche, con giocatori come Albiol e Koulibaly molto bravi nel giocare aereo, ma nel resto non è che siamo molto prestanti da questo punto di vista e si soffre un po'. E allora si cercano soluzioni alternative che stiamo provando, che non sono ancora uscite, ma sulle quali dobbiamo insistere. Napoli Magazine. Nonostante tutti questi discorsi che sono stati fatti, però alcuni episodi che potevano decidere la gara ci sono stati, manca un po' di sfortuna per il palo d'Insigne, l'occasione di Koulibaly e poi, non lo so, dalla tribuna c'era sembrata chiara l'occasione del fallo su Callejon nel primo tempo, l'atterramento, però ai tempi del VAR un'occhiata non si può dare. No, ma insomma, non ci dobbiamo attaccare a queste cose qua. Credo che ci dobbiamo prendere questo pareggio senza particolare, con rammarico, come ho detto, di non aver fatto una partita che era nelle nostre corde, perché solitamente l'intensità iniziale questa squadra l'ha sempre avuta e oggi purtroppo è mancato. Questo è una buona lezione per la partita di mercoledì, perché credo che si può presentare più o meno la stessa partita contro una squadra che è molto arcigna, che difende molto e che, come ho detto, la possiamo indirizzare nella fase iniziale con una intensità diversa. Il mattino. Sì, ecco, mister, buonasera. Mi distacco un attimo dalla partita perché il presidente Malagò si è schierato dalla sua parte per quanto riguarda i cori razzisti e le ha dato insomma anche il suo sostegno. Cosa pensa soprattutto di quello che è successo ieri? Perché lei giustamente ha parlato di Atalanta-Napoli, qualora i cori dovessero accadere contro il suo Napoli, ma insomma, cosa fare in partite nelle quali il Napoli non gioca e addirittura i tifosi si accaniscono contro i napoletani? Grazie. Io credo che in questo momento c'è sensibilizzazione di questo argomento e il fatto che si sia un po'
tutti più sensibili è già un fatto positivo, dopodiché ci sono dei regolamenti che devono, che insomma gli organi competenti devono fare rispettare. Per concludere, sesta domanda, Corriere dello Sport. Mister, buonasera, salve. Lei in settimana ha detto che questo ciclo che cominciava da oggi con il Chievo fino alla, credo al Bologna, quindi alla fine del girone, era molto importante per determinare il futuro. E ha anche detto che non è il momento dei calcoli e dei bilanci, però con oggi sono 8 i punti di distanza alla Juve. Le chiedo come si sente rispetto al sogno di cui parlava in settimana? No, certamente non è che una partita mi fa perdere il sogno e né tantomeno il sonno, perché confido molto in questa squadra, non ho cambiato, non è cambiato niente da quello che abbiamo detto, da quello che ho detto ieri. Aspettiamo la fine del girone d'andata, tra l'altro abbiamo, diciamo, un obiettivo fondamentale che è la partita di mercoledì, e quindi non abbiamo neanche tanto tempo e bisogno di fare tanti calcoli che magari in questo momento potrebbero essere non tanto positivi, ma che magari già da mercoledì sera o da giovedì potrebbero essere molto positivi. Grazie, arrivederci, buongiorno.